Buongiorno a tutti. È stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale numero 60 del 10 luglio, con cui il Ministero ha dato il via alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze, le GPS, e alla costituzione della seconda e terza fascia delle graduatorie d'istituto. A giorni sapremo quali saranno le date entro le quali potranno essere inviate tramite procedura online le domande di inserimento. Oggi però vorremmo dare qualche indicazione relativamente all'inserimento nelle graduatorie provinciali per i diplomati magistrale, per coloro i quali hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 e che hanno pendenti contenziosi per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Sappiamo tutti come si è evoluta la vertenza con i due interventi abbastanza drastici dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. Le speranze non sono ancora del tutto sfumate, ma il percorso è certamente in salita, soprattutto per coloro i quali sono stati immessi in ruolo con riserva e che temono, una volta definiti i giudizi di merito, una risoluzione del contratto a tempo indeterminato. E proprio in vista della costituzione delle graduatorie provinciali, riteniamo opportuno che tutti coloro i quali sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002 e che hanno pendente un giudizio innanzi al giudice amministrativo ordinario per l'inserimento in GAE, che siano o meno inseriti in GAE con riserva, oppure che abbiano meno conseguito l'immissione in ruolo con riserva, consigliamo a tutti di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali. Il DM60 infatti consente a coloro i quali sono in possesso di un idoneo titolo di abilitazione, e tale è il diploma magistrale conseguito entro il 2002, di presentare domanda per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali. Questo inserimento consentirebbe comunque, in caso di depennamento dalle GAE o di risoluzione dei rapporti a tempo indeterminato conferiti con riserva, di poter comunque continuare a lavorare tramite incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Il decreto consente infatti a chi è già inserito in GAE di poter richiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali della stessa o di altra provincia, anche di altra regione. Quindi è fortemente consigliata la presentazione della domanda. Lo stesso dicasi per i docenti che con il contenzioso pendente sono stati immessi in ruolo con riserva. Per essi è stato inserito uno specifico comma, l'articolo 16, che consente ai diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva di presentare domande di inserimento nelle graduatorie provinciali, e inserimento che diverrà effettivo solo eventualmente dopo la risoluzione del contratto a tempo indeterminato in esito al contenzioso pendente. Si tratta di misure in qualche modo di emergenza, quest'ultima in particolare, per cercare un po' di attenuare gli effetti disastrosi che derivano dalle pronunce dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sempre sperando che soprattutto la politica dia una soluzione seria e concreta ad un fenomeno che finora ha fortemente sottovalutato. Grazie e arrivederci.